si parla molto di qualità, quale rapporto avrà la qualità con il nuovo programma di sviluppo rurale? Io sono dell'idea che la qualità nelle Marche ha contraddistinto, ha generato biodiversità e senz'altro ha dato un'impostazione a un sistema agricolo che avesse al centro, oltre al profitto, ma soprattutto l'etica e la sostenibilità. Quindi per noi qualità nelle Marche significa fare le cose per bene. Però ecco, c'è anche da dire che in alcune circostanze vincolare la qualità troppo significa anche creare elementi di burocrazia che talvolta rendono impervie le scelte finanziarie dell'agricoltura. Quindi noi cercheremo di semplificare al massimo e di togliere il più possibile la burocrazia dai passaggi di finanziamento. Lo scopo è quello di creare un momento di confronto, condivisione e anche di analisi su quelli che saranno i prossimi passi nel mondo agricolo. Qui a Montalto e in tutta la zona c'è una ricca presenza di imprese agricole, quindi a noi interessa fare un prossimo piano di sviluppo rurale partendo dalle esigenze reali delle imprese, cercando di essere conformi alle loro attese, alle loro aspettative e ai loro bisogni.